nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Eccellenza reverendissima, gentili autorità civili e militari, fedeli di Acitrezza, carissimi amici vicini e lontani, devoti, anche quest'anno, seppur in una chiesa vuota a motivo della pandemia, le porte della cappella si sono aperte per vedere con animo commosso e ricolmo di fede l'immagine di colui che da tutti è amato ad Acitrezza, San Giovanni Battista. La nostra bella statua raffigura il Battista con un libro, quello della Sacra Scrittura. Ma vorrei cogliere un altro particolare di questa nostra immagine, il dito puntato verso l'agnello. Questi due particolari ci dicono due verità. Ascoltare la parola di Dio diventa seguela dietro al Cristo e carità fraterna verso il prossimo. In questo persistere della pandemia abbiamo toccato ancora più da vicino un'amara e triste realtà. Anche ad Acitrezza c'è gente che sta male, non solo per le difficoltà economiche, ma anche per il vuoto interiore e le tante frenesie che distruggono la vita di chi crede di stare bene. Alimentando il dono della fede in Dio che è amore, le debolezze cedano il passo alla fraternità vera, alla solidarietà autentica e all'amicizia di tutti i giorni. Saluto il signor Sindaco, il maresciallo dei Carabinieri e il comandante dei Vigili Urbani. L'impegno di ogni cittadino trovi risposta presso coloro che sono chiamati ad amministrare per il bene di tutti. Saluto tutti gli amici delle comunità attrezzate di Mar del Plata e di Galveston e tutti coloro che ci seguono attraverso la diretta, grazie al servizio e alla disponibilità del CSA, Centro Studi Acitrezza, Prima TV e TV Aci Castello. San Giovanni Battista ci dia la grazia di vivere una vita cristiana ricamata di fede e di carità, poiché non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre che è nei cieli. Grazie, reverendissimo parroco, per queste parole di accoglienza e di saluto alle quali io stesso mi unisco, ai presenti, alle autorità, al signor Sindaco e anche a chi ci sta seguendo da lontano, come ogni anno si usa fare in questa bella cittadina, per il giorno del patrono Giovanni Battista. È vero, quest'anno come lo scorso anno, la nostra principale domanda è come ci aiuterà la nostra fede in Cristo e come ci aiuterà l'esempio di Giovanni il Battista ad attraversare il momento buio, la prova grande che è la pandemia, con i suoi numerosi effetti appunto morali, effetti corporali, malattie economiche, psicologiche, solitudini e difficoltà di comunicare. Come ci aiuterà? È quello che vogliamo chiedere, penso tutti state chiedendo qui in questi giorni di festeggiamenti, che sono più sobri per ragioni evidenti, ma favoriscono proprio questa riflessione, questo approfondimento. Cosa ci dice la fede in Gesù? E qual è il messaggio che ci porta Giovanni? Perché possiamo essere accompagnati
la fede e da Giovanni nell'attraversare il buio della pandemia. Cominciamo come sempre chiedendo a Dio di avere pietà dei nostri peccati per essere disposti ad accogliere la sua parola e il suo corpo e il suo sangue. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Christe. Gloria in excelsis Deo. Tollis peccata mundi, miserere nobis.
dexteram patris, miserere nobis. Gloria tus Domus tus solus Dominus, tus solus cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai suscitato in San Giovanni Battista per preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, concedi alla tua Chiesa la gioia dello Spirito e guida tutti i credenti e sulla via della salvezza e della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il nostro Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stata la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio. Thank you.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza. Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui.
Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore. Come ho detto all'inizio, arriviamo qui, penso tutti, me per primo, con questa domanda: come attraversare, qui c'è il mare, come navigare in questa tempesta ulteriore nella quale ci imbattiamo ormai da un anno e mezzo, con tutte le difficoltà, e certamente, anche se dovesse calmarsi, ma ancora non lo sappiamo, il virus, l'origine, la causa virale della situazione, abbiamo delle conseguenze che con responsabilità dobbiamo sapere tutti affrontare, e quindi noi cristiani, la comunità cristiana, ma poi ognuno di voi significa cristiani la famiglia, cristiani i ragazzi, cristiana la società, chi di voi è impegnato nella società civile a diversi livelli, nel lavoro e così via. Come dobbiamo attraversare? Ovviamente non so dare delle risposte, delle ricette ai nostri governanti per la loro parte, gli amministratori per la loro parte, stanno prendendo le misure per così dire fronteggiare e rilanciare, ma anche, non so, la scuola, perché è una grande agenzia di formativa, la scuola o altre grandi istituzioni cercano le soluzioni che sono loro proprie, ma noi non abbiamo, dal punto di vista della nostra fede cristiana, una soluzione su una singola cosa da fare. Penso che tutti capiamo che compieremo al meglio i nostri doveri. Questo è quello che ci ispira la fede. Ma la domanda per noi è un po' più a fondo, un po' più profonda. Direi che va a cogliere le motivazioni del nostro impegno. Perché dobbiamo impegnarci? Perché non gettare la spugna e abbandonare in questi momenti così difficili? Perché non disperarsi? Anzi, mantenere con pazienza la calma e aiutarsi, stringersi l'un l'altro, dare la mano a chi rischia di rimanere indietro perché è ammalato, perché è solo. Quanti anziani, soprattutto anziani soli, ma non solo, anche i ragazzi, con tutta questa storia della scuola praticamente non frequentata, hanno avuto e stanno avendo dei grandi contraccolpi. Perché non abbattersi solo per dire tiriamo a campare? Oppure è necessario scoprire una motivazione più a fondo, perché il nostro impegno e il nostro impegno sia motivato da una speranza più grande? Giovanni Battista, ecco, dicevo, è lui il nostro esempio. Giovanni Battista non è che viveva in una situazione sociale, religiosa, politica, dove era tutto rose e fiori. Per nulla. Dal punto di vista politico, gli ebrei erano una specie di sottomessi ai romani e quindi non avevano una vera libertà, non potevano esprimere al meglio la loro identità politica e religiosa. Dal punto di vista dell'osservanza, chiamiamo, delle leggi morali, non era un paradiso, anzi. Giovanni denuncia corruzione, vi ricordate nelle sue prediche, le poche parole che ci sono giunte delle sue predicazioni, era violento, non aveva mezzi termini, ma faceva capire
che c'era corruzione, i soldati erano, cioè chi aveva più potere era corrotto e opprimeva chi era più povero, esigeva di più nei pagamenti, ecco, i pizzi, oggi si chiama pizzo, tassa, eccetera, eccetera, ma la situazione non era diversa. Il livello morale dei comportamenti sociali e dei comportamenti privati era molto basso. E lui lo denuncia, tant'è che invita al cambiamento per prepararsi a colui che sta arrivando, al Messia, ad accogliere il Figlio di Dio, l'agnello di Dio. E nemmeno direi che la sua predicazione, il suo progetto stava trionfando. No, è vero che aveva tanta gente che lo ascoltava, ma è vero che aveva tanti nemici, e questi nemici prima o dopo gliela fanno pagare e Giovanni muore. Quindi non è che Giovanni si impegna, predica, conduce la vita che conosciamo nel deserto perché trova appagamenti, trova applausi, trova gente che gli porta, non so, soldi, chissà che cosa. No, Giovanni combatte con il vento contrario, combatte con chi non è d'accordo con lui sostanzialmente, ma ci sono molti altri che lo ascoltano. La gente, i Vangeli ci dicono, il popolo lo ascoltava, e per questo Erode, perché lo riteneva un profeta, e per questo Erode aveva timore di lui. Quindi Giovanni aveva dei motivi profondi che il parroco ci ha indicato commentando due elementi di questa bella statua, la parola di Dio e l'agnello, e la missione, indicare colui che stava venendo, Gesù Cristo. Cioè aveva dentro la fiducia e si ispirava ad un livello più grande, il disegno di Dio, il progetto di Dio, che va a compimento perché Dio è più potente delle malattie, delle armi, della morte. Dio è vita ed è venuto per dare la vita a tutti noi. Questa è la nostra fede. Allora quando io mi chiedo come attraverso questo tempo oscuro ognuno di noi penso cercherà di compiere il proprio dovere, forse oserei spingermi un po' più avanti dicendo, se negli ultimi decenni siamo stati anche noi cristiani un po' più molli, cioè non abbiamo avuto comportamenti moralmente più severi, più lineari, ma abbiamo avuto comportamenti sia sociali sia personali, familiari, un po' ondeggianti, e abbiamo voluto acchiappare un colpo là, chiudere un occhio, un occhio dall'altra parte, prenderci gioco delle leggi, prenderci gioco delle autorità, farla franca. Se abbiamo fatto un poco troppo i furbi, probabilmente, e ne paghiamo le conseguenze, probabilmente è tempo per riflettere e per assumere comportamenti un po' più severi, corretti. Vi ricordate? I soldati chiedevano, tutti quelli a cui predicava chiedevano a Giovanni, e noi che cosa dobbiamo fare? Non prendete più di quanto vi è richiesto. Non opprimete, restituite. Giovanni a ciascuno diceva, riprendete un comportamento corretto. E questo credo che è uno dei primi grandi indirizzi che viene dato a noi, proprio perché i tempi difficili poi ci fanno riflettere di più ed esigono maggiore impegno. Ma dicevo, ancora più a fondo, l'altro più grande indirizzo che ci dà la nostra fede non è al giudizio degli uomini che dobbiamo rimetterci. Dio ci guida sulla terra
attraverso i tempi luminosi e attraverso il buio, attraverso le gioie e attraverso le sofferenze. Non dobbiamo mai dubitare che la sua presenza è viva in mezzo a noi e ci sta guidando. Chi ha questa fiducia, chi ha questa presenza, questa speranza come fiamma viva nel proprio cuore, non perirà, non soccomberà, diciamo così, non sarà schiacciato dalle prove che tutti stiamo attraversando, dalle prove che non sono solo le prove di non poterci abbracciare, oppure di non poter lavorare, alcuni si trovano in crisi, eccetera. Sono anche le prove della confusione dei nostri figli, confusione perché non c'è lavoro, confusione perché le idee, perché i comportamenti che vengono proposti sono un po' confusi e sempre meno chiari, sempre più incitanti a ribellioni, sempre più incitanti a provare ogni cosa pensando che così si è veramente liberi. E invece probabilmente non solo non si è liberi, ma si diventa schiavi, schiavi di se stessi, schiavi di pochi padroni che vogliono guidare le nostre persone, padroneggiarle, incatenarle. Avere fiducia che Dio ci guida, avere fiducia che Dio guida i nostri giovani e proporre loro la fede cristiana, il Vangelo di Gesù, il vivere, il seguire Gesù pienamente. Giovanni non ha avuto le mezze misure, allora ecco un altro indirizzo. Noi dobbiamo seguire il Vangelo, la parola di Dio, senza troppi compromessi, e dobbiamo così indicarlo ai giovani. Probabilmente 5 di loro non ci ascolteranno, ma 5 ascolteranno e il seme produrrà i frutti. Se invece noi non abbiamo il coraggio di andare fino in fondo nel seguire Gesù, qualunque cosa accada, Giovanni è stato ucciso, non è che ha avuto gli applausi, è stato ucciso. E dunque dobbiamo avere il coraggio, perché quando porteremo avanti le nostre idee, quando proporremo la giustizia del Vangelo, i comportamenti del perdono, della riconciliazione, dell'amore, della pace, della fraternità, dell'umiltà, non troveremo sempre applausi, non li troveremo, perché queste cose il mondo non li apprezza. Il mondo apprezza gli applausi, il trionfo, le ricchezze. E Gesù cosa ha detto di Giovanni Battista? Cosa siete, ai contemporanei, ricordate? Cosa siete andati a vedere nel deserto? Un uomo che vive tra le stoffe, il cibo e i palazzi, o un uomo che vive in quella maniera? Grandissimo apprezzamento di Gesù nei confronti di Giovanni, che vale anche per noi e indica, come dicevo, a noi un modello di vita. Io penso che se noi crediamo che Gesù è tutto e che Gesù è l'unico salvatore del mondo, aggrapparci a Lui, alla Sua parola, essere fedeli a questo indirizzo che Lui chiaro ha dato in Lui e nei Suoi santi, Giovanni è uno dei più grandi, vuol dire che è saggezza e vuol dire che questo ci guiderà e ci condurrà alla vera vita. Noi e i nostri figli, noi e la generazione successiva, perché oggi io temo non per noi, che siamo più o meno giovani, più o meno vecchi, e ormai abbiamo una direzione, anche siamo un po' più solidi e non saremo facilmente stornati. Ma non è così per i nostri figli. Quello è il mio, come penso anche il vostro, timore e la vostra preoccupazione. Ragion per cui la nostra fedeltà a Cristo la dobbiamo a loro, perché dobbiamo trasmettere, passare la fede. La cosa più importante che abbiamo, la fede. E la fede si passa con la vita,
non con le chiacchiere, con la vita. Ecco perché ribadiamo in questa festa la nostra fedeltà a Gesù. Accanto a Giovanni ribadiamo: tu sei l'agnello che ci dà la vita, perché hai dato la vita e il tuo sangue lava i nostri peccati. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, ed il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nel ricordo glorioso di San Giovanni Battista, ultimo tra i profeti e primo tra i testimoni di Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo insieme: rinnova, o Padre, i prodigi del tuo amore. Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo amore. Per la Chiesa, perché abbia la coscienza di essere il popolo messianico che ha come legge la carità e come qualità la libertà dei figli di Dio, a cui è affidato l'annunzio del Vangelo. Preghiamo. Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo amore. Per gli uomini e le donne che hanno responsabilità politiche, sociali ed educative, perché promuovano la crescita integrale della persona umana, aperta a Dio e disponibile ai fratelli. Preghiamo. Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo amore. Per tutte le famiglie, perché alla scuola del Vangelo siano segno di comunione e amore per questa nostra società, e i giovani, in questo clima fecondo, possano maturare delle scelte di vita belle e autentiche, secondo quelle vocazioni che il Signore ha pensato per loro. Preghiamo. Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo amore. Per i nostri amici trezzoti di Mar del Plata e di Galveston, perché il Signore doni loro prosperità e pace, a partire dal dono della fede e della comune devozione al Santo Precursore. Preghiamo.
Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo amore. Per la nostra comunità di Acitrezza, che onora con fede e devozione San Giovanni Battista, perché non esaurisca nei pochi giorni della festa il suo impegno di credenti, ma viva con intensità e fede il suo credo nel Signore risorto. Preghiamo. Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo amore. Per i membri della Commissione dei Festeggiamenti del Santo Patrono, perché vivono una forte esperienza di fede in Gesù Cristo, per poter vivere la festa come momento qualificato di crescita nella fede e nella fraternità. Preghiamo. Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo amore. Accogli, o Padre Santo, la nostra preghiera e per intercessione di San Giovanni Battista, donaci un cuore attento ai segni della tua presenza, per essere trasformati dalla tua parola di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva questo sacrificio, all'onore e gloria del suo.
vita di San Giovanni Battista, che annunciò la venuta e indicò la presenza del Salvatore del mondo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, con me indegno tuo servo e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione,
Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni. Salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione. Degnati di accettarla a nostro favore, in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nella attesa della tua venuta. In questo sacrificio, o Padre, noi, i tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della Beata Passione, della risurrezione dai morti e
della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre, nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni Battista, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia e Anastasia, e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, prima di partecipare alla Santa Eucaristia, tutti insieme preghiamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Datevi un segno di pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chi riceve Gesù Eucaristia nella Santa Comunione rimanga lì in piedi al proprio posto. Gli altri possono accomodare. La comunione va ricevuta nelle mani e consumata davanti al sacerdote.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti alla cena dell'agnello, concedi alla tua Chiesa, in festa per la nascita di San Giovanni Battista, di riconoscere come autore della propria rinascita il Messia, di cui egli annunciò la venuta nel mondo. Per Cristo nostro Signore. Procediamo con la raccolta delle offerte. Eccellenza, alla fine di questa celebrazione colgo l'occasione per fargli gli auguri per l'onomastico recentemente festeggiato, per il compleanno, e sappia che questa comunità ha pregato per la sua salute in quel momento particolare. Non è stato possibile fare l'offertorio, però puntualmente a Citrezza le offre il pesce che poi consumerà in vescovado, le offre anche la frutta che viene dal centro Redentoris Mater, del liquore al cioccolato, e il parroco si impegna di farle pervenire anche del miele del CRM. Grazie. Grazie di cuore. La festa è per me allora, voi non l'avete fatta con le varie manifestazioni, ma per me è sempre uguale. Vi ringrazio di cuore per la vostra gentilezza e veramente affettuosità. E grazie per la vostra preghiera. Sì, io sono veramente grato al Signore, non ho parole, perché tantissimi, forse anche alcuni qui presenti o alcuni parenti vostri, hanno avuto un Covid che li ha molto provati. Io sono stato sempre bene, esattamente come mi vedete, non ho mai avuto nemmeno un minimo di disturbo. Forse sarai che avevo fatto tutte e due le dosi di vaccino, non lo so, avevo già anticorpi, non lo so. Sono sempre stato benissimo, non ho avuto nulla, se non era perché dovevo fare un tampone per andare lì a Roma a quella riunione, non avrei mai saputo che avevo il Covid. Però c'è tanta gente, ripeto, forse alcuni di voi o alcuni vostri parenti, che hanno sofferto e soffrono ancora, non siamo fuori, purtroppo non siamo fuori. E dunque l'attenzione, adesso toglieremo le mascherine quando saremo all'aperto, a quanto ho capito, ci sarà un alleggerimento, ma stiamo molto molto attenti, perché io stesso sono stato due o tre volte dentro l'ospedale con gli ammalati, mi hai vestito in quella maniera degli astronauti, e io stesso ho visto la gente morire. È una cosa molto seria, e dunque stiamo attenti e preghiamo il Signore che chi soffre veramente sia alleviato nel corpo
e nella solitudine, perché poi l'altra cosa gravissima è la solitudine. Quante persone non hanno visto più il marito, il papà, la mamma, sigillati alla fine in una bara. E quindi la sofferenza e il lutto è grande, e noi dobbiamo stringerci attorno a chi soffre e stare attenti a non procurare, per quanto sta in noi, non procurare altra sofferenza. Quindi grazie e auguri per la vostra festa, per quanto un po' più sobria, oggi, domani ancora, sia gioiosa e fraterna nella comunione del Signore. Ora chiedo al Signore la benedizione. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
chiedo di uscire perché devono entrare gli altri per la messa delle 12:15. Thank you.
Buongiorno a tutti dalla parrocchia di San Giovanni Battista in Acitrezza. Siamo nella sede parrocchiale all'interno della chiesa appunto di Acitrezza. E non mi vedete, io sono Giovanni Grasso, sono fuori campo per motivi di sicurezza. E abbiamo qui ospiti Don Giovanni Mammino e Don Orazio Sciacca, che ci insomma parleranno un pochettino del messaggio che vuole portare speranza nel nuovo futuro che noi tutti speriamo di costruire insieme. Cominciamo da Don Giovanni Mammino, che per noi, come dicevamo prima di questa diretta, rappresenta il primo tassello di questa trasmissione in internet. Insomma, quando abbiamo cominciato, Don Giovanni Mammino ci ha dato tutto il massimo supporto credendo in questa avventura, e ogni anno ci ha sempre supportato affinché questo servizio fosse sempre migliorato, e ci ha dato sempre insomma, tutti gli strumenti che nella sua possibilità poteva metterci a disposizione. Prima di cominciare questa intervista parlavamo appunto di voler cominciare a lanciare nuovi messaggi in linea con quello che è la figura di San Giovanni Battista, che come ogni anno ad Acitrezza festeggiamo e che ricordiamo essere una figura molto particolare, molto a noi cara, anche perché forse a lui ci siamo da sempre ispirati, essendo nati qui ad Acitrezza ed essendo cresciuti, avendo ascoltato sempre la parola di Giovanni il Battista, in qualche modo lo sentiamo talmente forte che ci rispecchiamo, la nostra anima veramente sentiamo che c'è parte di lui, molto, molto forte. E con questo spirito vogliamo chiedere a Don Giovanni Mammino, ecco, come possiamo approntare un nuovo futuro, un cammino a partire da oggi, pensando appunto al domani, a partire da oggi chiaramente. Abbiamo veramente davanti a noi una grande figura di santo, un santo del quale si parla abbastanza nei Vangeli, un santo che ci viene presentato in tutta la sua chiara identità come anzitutto profeta. Profeta significa persona capace di guardare oltre, che non si limita appunto alla superficie, ad uno sguardo superficiale, ma guarda la realtà con gli occhi stessi di Dio a partire dalla logica della fede. E quindi questo grande santo ci è di aiuto anche in quest'opera di ripresa, resilienza, ricostruzione, ripresa e tutto ciò che è legato a questo concetto. Perché proprio per questo spirito profetico, San Giovanni Battista è stato un santo veramente combattivo, una persona combattiva che sapeva sempre guardare oltre e soprattutto ha cominciato a rimboccarsi le maniche, a fare delle proposte ben precise, anche concrete, non limitandosi solo a belle parole, a bei discorsi, ma dicendo nel concreto siamo chiamati a fare questo, chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, voi soldati non angariate la gente, cercate di praticare la giustizia, cioè da un lato l'annuncio fondamentale di base, grandi ideali, dall'altro lato invece indicazioni chiare e concrete. E il messaggio di fondo per noi oggi è questo: mettiamoci a lavorare, piccoli impegni, piccoli obiettivi, ma cominciamo a costruire il futuro. Non stiamo qui sempre a dire è successo questo, la pandemia, ovviamente bisogna guardare in faccia la realtà, ma se da un lato dobbiamo abituarci a certe prassi alle quali siamo stati costretti ad abituarci, dall'altro lato dobbiamo tirare delle conseguenze per costruire il futuro. E allora piccoli obiettivi. Anzitutto un obiettivo: cominciare a coltivare di più la vita interiore, lo studio,
la riflessione, pensando che questo non è tempo perso, ma dà qualità a tutto ciò che facciamo nella vita d'ogni giorno. Oppure, ecco, l'impegno nella cittadinanza attiva. Sì, siamo tutti grandi campioni nel sparare giudizi a zero, proprio sparare a come capita, mettendoci dietro una scrivania, veramente se, leggere i commenti che abbondano su tutto e su tutti, questo fa tanto riflettere, ma all'atto pratico poi chi si muove, chi si impegna, chi mette veramente il dito nella piaga e comincia a lavorare, ecco, allora cominciamo a lavorare anche con piccoli obiettivi, di certe cose, di certi lavori i risultati si vedono a lunga scadenza e quindi non può esserci la pretesa di vedere subito i risultati. E quindi sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista spirituale, quando semini qualcosa di buono, ascolti una persona, annunci il Vangelo, ti impegni nel cammino di formazione, i risultati non li vedi subito, li vedrai a suo tempo, ma tu semina il Signore poi sa come far germogliare i semi, altri raccoglieranno. E così anche oggi, l'impegno quotidiano nel cercare di portare avanti alcune idee, alcuni progetti, prima o poi i frutti si vedono. Allora mi riferisco a tante cose, dall'aspetto spirituale anche all'aspetto materiale, l'impegno nel promuovere la cittadinanza attiva, la cura per il nostro ambiente, ho visto con piacere che vi siete impegnati tutti per la pulizia del litorale, l'impegno a fare sì che possiamo anche liberarci dalla plastica in qualche modo, perseguire l'impegno per la raccolta differenziata affinché la Citrezza sia più pulita. Sapete bene quando io ci tenevo a tutto questo e in prima persona io mi battevo perché affinché la Citrezza diventasse sempre più pulita e accogliente. Non stanchiamoci mai, perseveriamo perché prima o poi i frutti si vedono. E allora non perdiamo tempo in discussioni inutili, che ben vengano gli impegni, coalizziamoci nelle opere buone e ognuno faccia la propria parte, l'importante è raggiungere l'obiettivo che è il bene comune, sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista spirituale anzitutto, perché questo è fondamentale per noi, la fede è un dono prezioso e Giovanni il Battista ci ha dato un esempio mirabile di fede e di amore, tutto il resto viene di conseguenza. Se facciamo così, allora veramente siamo come San Giovanni il Battista, cioè assomigliamo a lui. E io penso che ogni comunità deve assomigliare al suo patrono, deve assumere le sembianze, la fisionomia, le caratteristiche, e per certi aspetti la Citrezza ha delle rassomiglianze al suo patrono, però bisogna ancora camminare parecchio. Se ci sono delle parti somiglianti, ci sono delle parti invece che non somigliano per niente, però c'è un cammino da fare e l'obiettivo è grande, è bello e non è impossibile. Grazie Don Giovanni Mammino, e a tal proposito del cammino e della comunità di Citrezza mi aggancio per fare una domanda a Don Orazio. Lui si occupa dei giovani ad Citrezza e attraverso l'oratorio ha una grande missione, che è appunto quello di dare un insegnamento di cammino ai giovani trezzoti. Vedo che lui lo fa veramente con molto piacere e in prima linea e si spende con tutte le sue energie. E quindi mi piace rivolgere a lui anche per dare un segnale di speranza, comunicandoci la sua esperienza con i giovani trezzoti. Sì, grazie Giovanni, grazie a tutti voi. E un caro saluto a chi ci sta seguendo. È molto bella e impegnativa allo stesso tempo la domanda che tu mi hai posto. E credo che bisogna partire proprio da quello che già Padre Giovanni ci ha un po' detto. Quei chiari riferimenti a Giovanni il Battista che non lasciava nulla al caso, no? Che metteva tutto se stesso e che ha speso la sua vita per una grande missione. E la cosa bella qual è? Quella che non era lui il fine. Giovanni Battista ha capito bene che il fine superiore, il fine ultimo era qualcun altro, e cioè Gesù. E allora è anche, non ti nego l'impegno, no? Che un po' mi lega
a spendermi in prima linea, come dicevi tu, per i giovani di Aci Trezza, affinché il fine ultimo sia proprio l'annuncio del Vangelo, affinché il fine ultimo sia la presenza del Signore nella vita di questi ragazzi e affinché proprio il fine ultimo sia anche una realizzazione bella e piena della vita di questi giovani. E lo vogliamo fare a partire da che cosa? Proprio da quello che tu hai detto, dall'oratorio. Il termine oratorio ci ricorda, no, una riunione, un orare anche, un pregare, uno stare insieme. E l'oratorio, intanto, possiamo dire che qui ad Aci Trezza, in modo particolare, anche con la bella struttura che abbiamo, e qui Padre Giovanni può dirci tantissimo, no? Proprio diventa un luogo di fraternità, di unione, di comunione fra questi ragazzi, che poi, diciamolo in maniera molto ma molto chiara, è quello che hanno, di cui hanno tanto ma tanto bisogno in questo periodo. Abbiamo detto di parlare di segni di speranza, no? Abbiamo detto di non fermarci al segno meno della pandemia, ma di guardare al segno più. Il segno più della pandemia è proprio questo, ripartire e guardare a ciò che è stato, sì, ma con una prospettiva bella di cammino, una prospettiva bella di speranza, di una vita che possa essere gioiosa, ma gioiosa non per le cose futili, che appunto ci siamo accorti che sono quelle che possono anche finire, ma gioiosa per le cose che contano. E dunque a questi ragazzi bisogna proprio, credo, dare questo, anche perché hanno tanto ma tanto bisogno di stare insieme, di incontrarsi, di vedersi. Non vedono l'ora di fare il campo, ad esempio, no? Alcuni di loro. Ieri abbiamo avuto un incontro bellissimo, si è definito il primo nella storia. Perché? Perché chiaramente non era possibile fare un evento del genere. Abbiamo fatto una veglia giovani, dove c'erano all'incirca 50 giovani, 50 ragazzi, alcuni erano anche di un'altra parrocchia, ma 30-40 erano di Aci Trezza, ed è stato bellissimo perché ci siamo preparati insieme, no, alla festa del Santo di oggi, pregando il Signore, mettendoci ai piedi di Gesù davanti all'Eucaristia. E allora l'oratorio, no, come tu prima mi chiedevi, diventa questo, cioè da uno stare insieme, da un creare fraternità, amicizia, condivisione, poi si può fare il passo successivo, no? Si può capire come tutto questo non è qualcosa di fine a se stesso, ma è qualcosa che dobbiamo, e poi sta qui anche noi sacerdoti forse, legare sempre più a Lui che non è nell'alto dei cieli, ma che desidera stare con noi. Quindi anche questa veglia è stato, credo, ieri un segno. Perché dicevo l'unica nella storia? Perché solitamente il 23 giugno è la vigilia, e dunque subito dopo la messa vigiliare c'è sempre la processione con la reliquia. Quest'anno abbiamo pensato bene di riunirci tutti insieme e di pregare insieme il Signore sulla via del Battista per riscoprire la nostra strada, per riscoprire ciò che ciascuno di noi è. Ed è ciò che, appunto, no, come dicevamo prima, questi giovani, questi cari giovani hanno tanto ma tanto bisogno. Dunque, se l'oratorio, no, se lo stare insieme porta a questo, penso che San Giovanni Battista e ancora di più il Signore sono davvero contenti di come desideriamo camminare. Il cammino, lo sappiamo bene, è fatto di salite, discese, momenti sì, momenti no, momenti di piena, momenti di magra, momenti di entusiasmo, momenti di fiacchezza, momenti in cui sentiamo forte, no, l'ardore. Questi sono giorni in cui l'ardore è forte ad Aci Trezza, i colori rosso e giallo predominano, e predominano non nelle strade, ma predominano davvero, no, nella vita di ogni trezzoto, e in modo particolare anche di questi giovani. Possono non essere solo colori del momento, ma l'obiettivo che ci poniamo davanti, che è quello per cui stiamo camminando, piccoli passi possibili, no? Diceva qualcuno, è quello che, appunto, no, questi colori possano continuare a maturare, no? Nella vita di ognuno di noi, in modo particolare di questi cari giovani che hanno delle belle prospettive, no, per il loro futuro, e che noi siamo chiamati ad incoraggiare, a mettere le mani proprio in pasta, diceva prima Padre Giovanni, a guardare all'oggi per costruire il domani. E quindi guardiamo a questi giovani che sono l'oggi, ma perché i giovani sono anche il futuro, no? Sono il domani, dice il Papa, sono l'adesso di Dio. Grazie Don Orazio. Voglio continuare a questo punto su questo discorso legando due cose che avete detto. Lo spirito, quindi il lavoro spirituale, interiorità, quindi della nostra interiorità, a partire dai giovani, quindi con Don Orazio, e poi continuare dopo con Don Giovanni Mammino, quindi con gli adulti, con la comunità tutta.
dando un'occhiata a quello che succede oggi, visto che siamo costantemente, soprattutto in questo anno che abbiamo vissuto a casa, siamo stati continuamente a contatto con degli schermi, o che sia un cellulare, o che sia un computer, che sia una TV, abbiamo fatto una vita, insomma la nostra società, io me ne accorgo andando in giro, parlando con le persone, e penso che anche voi avrete dei segnali, che la nostra vita è cambiata in questo periodo. E allora io chiedo a Don Orazio Sciacca e a Don Giovanni Mammino, ognuno per sia appunto Don Orazio per i giovani e Don Giovanni Mammino per i meno giovani, con quali strumenti, con quali approcci, con quali tipi di esperienze oggi possiamo diciamo riprendere di nuovo contatto con la nostra interiorità, cercando di distaccarci quanto basta da questi strumenti che magari ci hanno portato con tutti i loro input, con tutti i loro impulsi magari a vivere altro genere di esperienze, non sempre appunto interiorizzanti ma esteriorizzanti e magari non sempre in linea con il processo di crescita personale, ecco, che noi predichiamo. Don Orazio. Sì, è una domanda molto bella quella che tu fai a noi, è una domanda che chiaramente non può restare, io penso, nei massimi sistemi. Io ho una fortuna grande, oltre che curare i giovani di AC Trezza, in diocesi svolgo, no, come ben sapete, proprio il compito di un po' responsabile, direttore della pastorale giovanile dell'intera diocesi. E dunque questo mi permette di mettere a confronto, no, tanti gruppi, tante realtà parrocchiali, tante associazioni, e dunque di guardare non solo, no, a un piccolo trancio, una piccola fetta di questa grande torta, ma di guardare davvero, no, con una prospettiva più ampia e dunque capace di abbracciare anche varie situazioni, varie problematiche, varie cose belle e varie cose meno belle. Ecco, mi vengono in mente tre termini in riferimento alla domanda che tu, Giovanni, ponevi. Il primo termine credo sia prossimità. Dobbiamo muoverci sulla strada, sulla via della prossimità, cioè essere prossimi. D'altronde è il primo, no? Rientra nel comandamento più grande di cui Gesù, no, ci parla, ci dice di amare Dio e i fratelli come noi stessi, no? Il prossimo come te stesso. E allora io penso che bisogna partire dalla base, no? Bisogna partire dal Vangelo e da quello che nel Vangelo sta a fondamento. E dunque prossimità, se non dimostriamo questo, in modo particolare ai giovani, di essere prossimi, è stato un momento in cui, un periodo in cui ci siamo un po' allontanati, per obbligati, no, da quello che abbiamo vissuto. Magari abbiamo cercato, ecco, di intessere, sempre di creare legami, perché non è che ci siamo persi, ma una cosa è essere prossimi, una cosa è condividere davvero, no, la vita, una cosa è invece doverlo fare tramite degli strumenti che voi non vuoi creano un muro, voi non vuoi creano una divisione. Quindi il primo termine è questo, prossimità, ma prossimità vera, autentica, no? Un potersi guardare negli occhi. Io me ne rendo conto, ripeto, come dicevo prima, avendo dei contatti con molti, ma molti giovani, di tante realtà, come quando tu li guardi negli occhi, quando tu parli a loro con il cuore, loro lo aprono poi il cuore a te, ma non a te, lo aprono anche al Signore. E questa è la cosa più bella, no? La cosa che credo anche per un sacerdote giovane come me, ma che spende la propria vita per tutto questo, è una grande soddisfazione ed è bello poter vedere come ne escano poi dei grandi frutti da questo impegno, quindi prossimità. Secondo termine, condivisione, ma condivisione che è un termine ambiguo, no? In questo periodo, in questo tempo che viviamo, perché ci sono condivisioni social online e condivisioni, no, della realtà, no? Condivisioni di un cammino, di un'esperienza di vita, legate appunto a quella prossimità di cui prima. Dunque una condivisione vera, cioè una condivisione delle vite, una condivisione in cui tu fai capire all'altro che non è solo e che non sei anche solo, ma che siamo insieme. Allora il condividere significa non spezzare anche l'unico pane, significa partire, no, anche da quello che è sicuramente dal sentimento, no, della fede, dono prezioso, dicevamo prima, che il Signore ci ha dato. Quindi partire da questo, dall'unità nella fede, no? Dice il Signore che siano uno, ma per essere uno in Lui dobbiamo condividere fra di noi. O sbaglio? E allora quello è davvero il secondo messaggio che vorrei lanciare. Il terzo è il coraggio, no? Prossimità, condivisione e coraggio, che rubo proprio dal Battista,
da San Giovanni, che aveva tanto, ma tanto coraggio, tanto che tutto questo coraggio l'ha portato a morire alla fine. E però ha speso la sua vita in un modo bello, autentico, vero? Certamente non restando nelle retrovie, ma mettendosi in prima linea invece. E questo è quello che poi l'ha portato al martirio. Oggi ne celebriamo la nascita, ma la prospettiva poi, no, di una vita vissuta in pienezza è quella anche per Giovanni il Battista, in un modo diverso anche per ciascuno di noi, no, di un impegno vero e dunque per lui del martirio. E ha avuto coraggio, coraggio, coraggio. E concludo con una frase del Papa, il quale scrive nella Christus Vivit, un documento che il Papa indirizza a tutti i giovani del mondo: abbiate coraggio, dice, no, di spendere la vostra vita e di farlo veramente senza timore, anche se sbaglierete, aggiunge il Papa. E questo è uno stimolo, credo, importante, no, per noi, per i ragazzi, per i giovani, avere questo coraggio, che però non è un coraggio umano che viene solo da noi, ma è un coraggio che viene da Dio, è un coraggio che solo Lui può infondere se, come il Battista, siamo animati dal Suo Spirito. Grazie Don Orazio. Don Giovanni Bambino. In effetti questa esperienza che stiamo vivendo riguardo al mondo degli adulti ha creato tanto disorientamento. Ha messo a dura prova gli adulti anche nel modo di comunicare, anche creando parecchie difficoltà, problematiche nell'uso dei social media, ad esempio. Abbiamo visto adulti che non si orientavano assolutamente in questo mondo, e anche abbiamo visto una grande solitudine e una grande richiesta di colmare questa solitudine. E quindi l'impegno è proprio questo, nel dedicare tempo, effettivamente tempo, è stato detto, alla prossimità, cioè a stare accanto, ad ascoltare, a condividere anche appunto con gli sguardi, a riscoprire la fisicità dei nostri rapporti, perché l'abbiamo perso di vista questi valori. A volte ci meravigliamo di cose così semplici, cose che invece prima si facevano in modo molto semplice, adesso sembrano delle scoperte, rivoluzione copernicana, ma invece tutto si faceva un tempo in un modo molto semplice. A volte raccontare storie di parecchi anni fa per noi sembrano cose strane, invece per quel tempo erano cose normalissime. Allora ho l'impressione che dobbiamo scoprire, riscoprire certi modi di comunicare, di dialogare, certi rapporti autentici, quindi la capacità di saper dedicare del tempo, il fatto di dire non ho tempo, no, bisogna vedere come si organizza il tempo. Se tu lo organizzi in un determinato modo, quel tempo diventa un tempo di qualità. Allora il problema sta sempre in noi, perché dobbiamo lavorare su noi stessi. Quindi diamoci da fare in tal senso, in modo da costruire delle relazioni autentiche. E se c'è una relazione autentica con il Signore Dio e una relazione autentica con noi stessi, ci sarà anche una relazione autentica con gli altri. E anch'io mi rendo conto di tutte queste cose perché ricopro un ministero abbastanza ampio nell'ambito di tutta la diocesi. Come diceva Padre Orazio, io in maniera generale, vicario generale, perché ho a che fare molto con i sacerdoti che hanno risentito parecchio di questa situazione. Voi tante volte pensiamo ai sacerdoti, si pretende tutto dai sacerdoti, che devono essere perfetti, devono fare questo e quest'altro, ma c'è tutto un mondo interiore e tutta una umanità nel sacerdote che non si può trascurare. E allora toccare con mano l'umanità del sacerdote, da sacerdote a servizio di altri sacerdoti, veramente questo ti fa pensare, ti fa riflettere, ed è una sfida, ed è anche una grazia di Dio poter aiutare tanti fratelli che portano il peso di altri fratelli, che a sua volta portano il peso di tanti altri pesi. E quindi è importante per noi
costruire questa autenticità di rapporti, questa prossimità, questa vicinanza, condivisione e soprattutto cercare le cose semplici, le cose vere che sono quelle che, le cose che ci fanno andare avanti. Purtroppo noi andando avanti nella storia è sempre così, ci complichiamo la vita sempre di più, diventiamo sempre più complicati. Allora la vita a volte ci impone la semplicità, ci fa sbattere su un muro per dire diventa più semplice, semplifica le cose, punta sull'essenziale, e questo il Signore tante volte ci chiede. Grazie per le vostre testimonianze molto sentite, perché penso che in questo momento forse se c'è qualcosa che di forte ci ha donato tra virgolette questa pandemia è stata appunto anche la possibilità di guardare anche chi è che ha voluto guardare più in profondità all'interno di noi stessi e anche dare la possibilità ad altri che sono stati costretti a vivere delle difficoltà di poterli aiutare. Io stesso nella mia attività professionale mi sono trovato a dover aiutare tante persone anziane che si sono scontrati, posso dire proprio così, scontrati con tutti gli adempimenti che le istituzioni e quindi attraverso la tecnologia hanno dovuto in qualche modo adempiere e quindi ho visto anche la loro difficoltà, la loro sofferenza. Tuttavia questo strumento, e con questo introduco l'ultima domanda, l'ultima riflessione, ci ha dato negli anni, appunto come abbiamo iniziato questa intervista, di metterci in contatto con le comunità di Trezzoti che per le situazioni della vita si sono dovute allontanare dalla Citrezza per andare a lavorare all'estero, a vivere quindi in tantissime parti del mondo. Noi ci ricordiamo sempre Mar del Plata in Argentina e Galveston in Texas, ma i Trezzoti sono ovunque nel mondo. Ci scrivono da qualsiasi parte e sappiamo che per loro avere un contatto, ecco, una prossimità tecnologica attraverso lo strumento della diretta internet permette loro di restare collegati alla nostra comunità, anche se molti, essendo magari di seconda, terza generazione, non sono mai stati ad Acitrezza, l'hanno vista solo nelle cartoline o su internet. Però sentono nel loro cuore di avere un legame e quindi voglio concludere questa intervista pensando a loro e appunto chiedendovi di lanciare anche voi un messaggio di prossimità tecnologica con loro, cominciando da Padre Giovanni. Rivolgo un caloroso, cordiale, caloroso o fresco direi, perché un fresco saluto a voi cari amici di Mar del Plata e di Galveston. E lo rivolgo con tutto il cuore perché ho avuto l'occasione di incontrarvi personalmente al di là della tecnologia, anzi la tecnologia è stata propedeutica all'incontro effettivo che ho avuto con voi e lì proprio in particolare a Mar del Plata mi sono reso conto dei legami profondi con la nostra terra e la distanza ha cresciuto ancora di più la vicinanza e la custodia di un patrimonio di fede, d'amore, di storia, una custodia veramente gelosa. Ho scoperto cose che qui non avevo per nulla scoperto e cose che venivano custodite come gelosamente nella memoria proprio a Mar del Plata, a Galveston. E quindi veramente bello intensificare questi legami, sostenerci a vicenda, sentirci veramente cittadini del mondo ma persone legate a dei luoghi del cuore. I luoghi del cuore sono fondamentali perché segnano per sempre la nostra identità. Certi luoghi ci aiutano a vivere perché fanno parte della nostra storia e della nostra identità. E quindi i luoghi del cuore, il tempo trascorso insieme, le esperienze belle vissute sono un patrimonio preziosissimo e tutto questo rientra all'interno di un'esperienza bella di fede, di amore. Il Signore Gesù non,
non rigetta queste cose, anzi, le carica di grande significato. Anche Giovanni il Battista, vivendo nel deserto, ha vissuto quel luogo. E sicuramente quando si trovava a corte da Erode piangeva il silenzio del deserto, ma anche si era affezionato al Giordano, a vedere quell'acqua scorrere e a vedere tutta quella gente che accorreva, gente assetata, non dell'acqua del Giordano, ma assetata di verità, di giustizia, d'amore. E Giovanni manifestava grande misericordia, compassione, vicinanza davanti a tutta questa gente. Allora per noi sono importanti i luoghi, i tempi, le esperienze, e attraverso questi luoghi, questi tempi, queste esperienze passa l'amore stesso di Dio, passa il suo Vangelo. Vangelo significa lieto messaggio di salvezza. E questa è la vita. La vita con la V minuscola, ma che è destinata a diventare con la V maiuscola, che è la vita in pienezza, la vita per Cristo, con Cristo e in Cristo. Questa è la nostra fede. Grazie a Giovanni Mammino. Don Orazio. Sì, anch'io mi aggiungo agli auguri e al bel messaggio che già ha fatto Padre Giovanni, che certamente conosce molto più di me questa realtà. Io da 3 anni mi trovo qui ad Aci Trezza e da sempre, no? ho notato, ho visto, ho fatto prima un'esperienza da seminarista qui, proprio con Don Giovanni appunto, una bella esperienza. E quindi ho notato, ho visto, davvero sentivo già parlare di questo legame così stretto con le comunità di Mar del Plata e Galveston e con tutti gli altri trezzoti sparsi nel mondo. E mi sono sempre chiesto proprio chi fossero, mi sono anche immaginato, non dico, non lo nego, di poter, perché no, no? fare no, un saltino, diciamo in questo modo, no? In queste comunità, ma perché dico questo? Perché ho notato, ho capito, il grande legame che continua ad esserci fra coloro che si trovano fuori da Aci Trezza e Aci Trezza stessa, tanto che a volte mi è capitato anche di rispondere al telefono e di ritrovare dall'altro lato della cornetta persone che appunto telefonavano da Mar del Plata o Galveston. E allora l'augurio che faccio a nome, in questo caso quasi potremmo dire è il messaggio ufficiale da parte della comunità di Aci Trezza, San Giovanni Battista, da parte del parroco Don Carmelo Torrisi, da parte mia, l'augurio è quello, no, di continuare a crescere in questo legame così bello, così profondo, che ha le sue fondamenta nel Signore Gesù e nel nostro santo patrono Giovanni il Battista. E questo legame possa non essere un legame fatto di parole, ma fatto di preghiera, fatto di sentimenti reciproci, di fedeltà al Signore e dunque di uno scambio, ecco, di un volersi bene a distanza. Penso che questo possa essere uno dei frutti più belli della comunione che vogliamo continuare a mantenere, pur nelle distanze fisiche, ma la distanza fisica non deve obbligatoriamente significare la distanza dei cuori. I cuori possono stare tanto ma tanto vicini, perché animati da un unico desiderio, che è quello di seguire il Signore sulla via appunto del Battista. Allora auguri anche a voi in questo giorno di festa, che non è solo nostro di Aci Trezza, ma è della Aci Trezza sparsa in tutto il mondo. Benissimo, grazie Don Orazio Sciacca. A questo punto vi ringrazio entrambi per i bellissimi, profondi e sentiti messaggi che ci avete lasciato e spero che possano veramente rappresentare un momento di ripartenza verso un cammino veramente di interiorità e di crescita che ci possa portare a diventare persone migliori per noi stessi e per tutte le persone che ci vivono accanto. Grazie mille dal Centro Studi Aci Trezza e da Aci Trezza. Grazie a voi per quello che fate, invece, per la bella diretta, per l'impegno e il servizio che svolgete sempre, ma in modo particolare in questi giorni legati alla festa, perché è un servizio prezioso,
che ha tanto valore e che si vede che anche, come dicevi tu Giovanni, è fatto con il cuore anche questo, non solo le nostre interviste ma soprattutto quello che voi fate, e che possa crescere davvero in voi, no, questo spirito di servizio alla luce di quello che il Battista appunto ha proclamato, e possa essere questo ciò che anima anche ciascuno di noi. Grazie. Avanti. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti alla cena dell'agnello, concedi alla tua Chiesa in festa per la nascita di San Giovanni Battista di riconoscere come autore della propria rinascita il Messia, di cui egli annunziò la venuta nel mondo, per Cristo nostro Signore. Proseguiamo con la raccolta delle offerte. Thank you.
riceviamo la benedizione. Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Giovanni Battista, patrono della nostra comunità parrocchiale di Aci Trezza, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Giovanni Battista la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Giovanni Battista ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Veniamo, grazie a Dio. Sono mortificato e chiedo scusa per questa celebrazione un pochettino particolarmente animata. Buona continuazione di festa.